Capolavoro di Neil Young, veramente che pezzone, ti fa venire i brividi da pelle d'oca. Ragazzi, comprate questi dischi, American Stars and Bars, ma anche After the Gold Rush, anche Harvest, anche inutile qua ricordare i grandi dischi di Neil Young, questo eroe che è stato nei Buffalo Springfield, poi Crosby, Stills, Nash & Young, poi questa carriera solista veramente incredibile che ancora continua dopo più di 50 album. Ma andiamo avanti, puntatona sull'aria. Cos'è in fondo la musica? Il suono, se non aria curvata. Chi ha studiato sa che il suono non è altro che la curvatura dell'aria che noi percepiamo con le nostre orecchie, e quindi Curved Air, questo gruppo progressive inglese, forse uno dei primi gruppi inglesi a far sperimentare con i suoni, con la musica progressive, anche con la musica classica, la musica contemporanea. Infatti prendevano proprio il nome da un brano di Terry Riley, che era questo compositore di musica musica contemporanea, che viene anche citato dagli Who proprio nella canzone Baba O'Reilly. Questo, il titolo di questa canzone deriva proprio dal nome di questo musicista. Ma è Curved Air, un gruppo incredibile, un gruppo particolare, addirittura con un violino nella formazione, anche se non in questo brano, che poi è stato forse la loro unica piccola hit, ma comunque un gruppo di culto. Era il 1971, sono stati il primo gruppo inglese a firmare per l'americana Warner Bros, e loro sono i Curved Air con Backstreet Love.
Curve There, la voce Sonia Cristina, uno dei sex symbol più improbabili degli anni 70, con questo aspetto androgeno incredibile. Sonia Cristina, che ancora è viva e ancora porta avanti Curve There con una nuova formazione, con tutti dei giovani, insomma, diciamo così. Lei è l'unico membro sopravvissuto della formazione originale, è stata anche sposata con Stuart Copeland per una decina d'anni negli anni 80, batterista dei Police. Ricordiamo che tra l'altro per un breve periodo ha fatto anche parte della formazione di Curve There come batterista, ma erano qua nel loro periodo di splendore al secondo album, loro un gruppo così pieno di fantasia, pieno di inventiva, tant'è vero che il secondo album l'hanno intitolato Second Album. Pensa un po' che inventiva pazzesca Sonia Cristina e Curve There. E dagli inglesi fuori di testa passiamo a un altro inglese veramente super fuori di testa, questo qui, che a un certo punto si è inventato di formare una band, l'ha chiamata Pink Floyd. Lui è Syd Barrett, e è stato all'interno, lui ha fatto parte di, è stato il membro fondatore nonché autore principale del primo album dei Pink Floyd e in parte del secondo album. Dopodiché è uscito dei Capocci, è uscito dei Cotenna, forse per via dell'LSD o forse per una schizofrenia che si portava già in grembo dalla nascita, nessuno ha mai ben capito. Fatto sta che a un certo punto è uscito dal gruppo, però ha continuato a fare musica, e in questo caso nel secondo album, prodotto anche da David Gilmour e Richard Wright, appunto due suoi ex, cioè uno dei due ex compagni di Pink Floyd e l'altro David Gilmour, che ha preso proprio il suo posto all'interno di Pink Floyd, hanno prodotto questo album e registrato in delle sessioni un po' ondivaghe, in cui lui a un certo punto perdeva proprio il controllo, non sapeva più quello che stava facendo, suonava sempre la stessa parte, ma alla fine sono riusciti a portare a termine questi due album. Nel secondo c'era questo brano divertente che è Waving My Arms in the Air, cioè buttando le braccia all'aria, e quindi da proprio l'idea di questo pazzoide che era Syd Barrett. E ce lo ascoltiamo in questa puntata Rock Roll Jungle nell'aria. Syd Barrett, veramente un pazzoide, Waving My Arms in the Air. Ricordiamo, per promuovere questo album fecero un solo show a Londra nel 1970, in cui al quarto pezzo lui scappò via lasciando lì la chitarra per terra, lasciando il povero David Gilmour che suonava il basso con lui sul palco così da solo. Insomma, è stata una cosa abbastanza imbarazzante. Poi lui si presentava ogni tanto alle sessioni di registrazione di Pink Floyd, si affacciava questo personaggio ormai totalmente calvo, ingrassato per via del diabete, insomma personaggio anche un po' triste la sua storia, però geniale in quanto ha dato il là
a questa grande band che sono i Pink Floyd, per poi abbandonarli nell'aprile del 68, proprio all'inizio del loro grandissimo viaggio nel rock and roll. Ha prodotto questi due album, il primo è Madcap Loves, che ebbe un leggermente più successo del secondo, ma ci volle più di un anno per finirlo, perché lui appunto iniziava una sessione, poi si dimenticava, stava proprio fuori di testa e non si ricordava più di andare in studio, di andarla a prendere a casa. I discografici parlavano con lui attraverso Gilmour, perché lui non rispondeva neanche alle domande, è proprio fuorissimo. E va bene, dopo questa parentesi prog psichedelica inglese, torniamo coi piedi per terra, torniamo negli Stati Uniti per l'ultimo brano di questo grande viaggio nell'aria rock and roll. Speriamo che vi siate divertiti con un gruppo che ci ha accompagnato anche nella scorsa puntata, è sempre come ultimo. Riproponiamo i Fuorilegge, The Outlaws, questo gruppo della Florida, composto da quelli che furono anche ribattizzati The Florida Guitar Army, cioè l'esercito chitarristico della Florida, perché come molte band Southern Rock avevano appunto questo attacco con tre chitarre, in questo caso Hughie Thomason, il geniale The Flame, detto anche personaggio chitarrista incredibile che mischiava il country con rock, che fa anche parte della Fender Hall of Fame, quindi un chitarrista riconosciuto da tutti come un genio, Billy Jones e Harry Paul, queste tre chitarre. Questo è il primo album, 1975, e la canzone in questione è proprio Song in the Breeze. E io vi saluto, come al solito, ci sentiamo nella prossima puntata? Ci sono esattamente dopo, adesso? No, dopo. Dai, ragazzi, Song in the Breeze, The Outlaws. Yeah.